Ciao a tutti ragazzi, Ciao siamo i due lemuri. Lemuri, oggi siamo qua per raccontarvi cosa sta succedendo, o meglio, adesso stiamo registrando, quindi la situazione si è un po' calmata, Stiamo fortunatamente. registrando dopo quello che è Quello che è successo. successo, fortunatamente non è stato grave, non è stato grave come è successo nel 2000, perché qua da noi, quando generalmente piove tanto, scappa, quindi si fuoriesce. Sì, praticamente è successo che ci sono state un po' di piogge in Piemonte, dove diciamo arriva il Po, dove diciamo c'è la zona più critica, ok? Quindi a monte del Po, tutta l'acqua che veniva giù là, poi passava anche per noi, da noi, andando poi verso Mantova, eccetera. E è successo che poi, vabbè, il Po è uscito perché appunto l'acqua era talmente tanta. Ha fatto, vabbè, l'avete sentito anche Vabbè, voi in questi giorni, molti danni. quest'anno ci sono stati danni, perché quando sono state sommerse, Cosa? Ha fino a che altitudine arrivavano? fatto 4 metri e 40 in più rispetto a, diciamo, allo zero normale, lo zero come punto di riferimento del Po. Infatti tanti hanno dovuto evacuare anche quest'anno. Sì, per precauzione Esatto. ovviamente, e quindi Perché essendo specialmente in golena, agricoltori, esatto, sì. che sono in golena, che hanno le cascine in golena, quindi gli animali, eccetera, hanno dovuto, su consiglio della Protezione Civile Esatto. e tutto quanto, hanno dovuto un po' sgomberare, insomma, andare via. E fortunatamente i danni sono, diciamo, stati abbastanza contenuti. Nel senso che se pensiamo alla piena che c'è Che c'è stata stata nel nel 2000, 2000, non c'è che neanche da paragonare. esatto. Nel 2000 addirittura il Po c'era tanta di quell'acqua che addirittura ha superato tutti gli argini intermedi, Vabbè, quindi fortunatamente qua in paese da noi non è arrivata perché l'argine maestro ha si è tenuto. fermata Si è praticamente fermata all'argine praticamente maestro. all'argine maestro. Però comunque tenete conto che riempire tutta la golena con dell'acqua non è che sia così Quanto è? Quanto era alta rassicurante. quest'acqua? Era alto, è arrivato a più 10,50 rispetto sempre allo zero, quindi ovviamente ha scavalcato tutti come si chiama, gli Tutti gli argini, ecco, argini, quelli esatto, intermedi. veramente, mamma mia, ragazzi, non oso pensare cosa c'era dentro in quell'acqua, E sì, anche ovviamente si perché poi porta dietro dopo è stato tutto. intaccato tutto, tanti hanno dovuto mettere tutto nuovo, buttare via quello che avevano nelle loro Eh beh, case, sì, nelle esatto. loro cascine, Tanti hanno tanti. portato su al piano superiore cercando Sì, insomma di salvare il tanta possibile. gente è riuscita a salvarsi proprio uscendo dal balcone, dalle finestre, Eh sì. sono stati soccorsi in barca. E sono usciti proprio dai balconi e dalle finestre. Allora, io ero piccolo, quindi Noi avevo eravamo 4 all'asilo, noi anni. eravamo all'asilo ancora. Però mi ricordo molto Eravamo. bene, mio nonno, vabbè, lui aveva la cascina, agricoltore, così, e era venuto da noi siamo oltre l'argine, quindi non siamo in zona golenale, e mi ricordo che era venuto a casa nostra, insomma, io vabbè, ero piccolo, e all'epoca aveva dei gatti, no? E ne aveva due in particolare, due fratelli, che erano molto piccoli. E poverini, questi qua sono rimasti intrappolati su un rotolone, no? Di fieno per una settimana sull'acqua, poverini. Quindi navigavano. È andato mio nonno a salvarli con la barca. Infatti, loro, diciamo, non si sono mai, come dire, cioè hanno vissuto questo trauma, no? Questa settimana l'hanno sempre poi vissuta per tutta la vita, quindi ogni minimo rumore, insomma, erano sempre molto allerta perché, appunto, avendo vissuto questa situazione qua, sono rimasti scossi. E No, mi invece mi ricordo ricordo che che hanno sgomberato le stalle e in particolare una di queste stalle che è stata sgomberata hanno portato le mucche in un campo da che calcio che mucche. abbiamo qua in paese. L'unica cosa che mi ricordo è questa. Non è tutti i giorni vedere delle mucche in un No, campo da perché calcio. poi tenete conto che Intanto che ovviamente quando vengono date quelle allerte si qua, calmava la insomma, situazione.
cioè immagina le persone che devono appunto spostare tutte Sì, ma queste poi vacche, gli pensate, cioè, animali, quindi anche solo tutto l'umidità, il cincello. è quello che ti rimane dentro Per anni. dopo. Perché poi, vabbè, dopo cerchi di asciugare un po' con le stufe, un po' con tutto il resto, Ma ma sì, ma penso che comunque se l'umidità ci sia stare anche un paio sempre. d'ore l'acqua così in casa, eccetera, Sì, dopo ma. lo senti perdere il tempo, la muffa, tutti i problemi che ti saltano fuori. Purtroppo sono problemi che chi è in golena rischia di dover vivere. Sì. Quest'anno Ovviamente si spera di no, però appunto essendo in una zona di non è rispetto del stata grave fiume, come il 2000, però è uscita anche quest'anno l'acqua. si è salvato due nostri ristoranti che abbiamo, si sono salvati al pelo, nel senso che è entrata pochissima acqua, però insomma qualche disguido c'è stata. E comunque, Vabbè, ecco. anche la fauna che noi per dire, non so se avete visto, penso di no, su Cremona 1 credo. Sono stati fatti vedere degli animali come caprioli, cinghiali che nuotavano appunto Eh per beh sì, mettersi in per forza, salvo. perché per loro, cioè, non sono Esatto, abituati a una anche cosa del perché, come genere. stavo dicendo, la fauna qua si sta un po' ripopolando, infatti abbiamo vari animali come cinghiali, daini, lupi, è stato avvistato anche qualche lupo. Anzi, un'intera famiglia, a dire la verità, Sì. perché la nostra zona, in particolare di un paese qua vicino a noi, è proprio la zona, dicono, di proprio provenienza dai lupi. Infatti su, come si chiama? Lì nel paese dove diciamo c'è questa diceria, questa credenza, questa E tesi, ovviamente ci sai che c'è sono. disegnato il lupo, Sì. no? Sul palazzo del comune, proprio come. Ovviamente ci sono anche le nutrie, animali molto invasivi, che figuriamoci come riducono gli argini. Ci sono delle E groviere. ci ragganciamo anche al discorso di prima. Praticamente trasformano questi argini a groviera, no? Quindi. Con le loro tane Cioè, scavano sono. e. Non so se le conoscete questi animali, sono dei castori più o meno. Enormi castori, a volte Ma capita di fanno vederli, ma fanno un schifo sacco di danni, veramente. si producono veramente a dismisura e sono animali molto invasivi e Ma poi oltre a danno creare proprio fastidio, danno sì. proprio a livello, diciamo, asi, ma proprio anche a livello. Sì, ma c'è Cioè rovinano come si di tutto perché chiama, sono anche grossi come l'agricoltura e animali, tutto, sì. sono molto pericolosi, cioè andare addosso a uno di quegli animali lì, cioè ti sbraghi la No, macchia e poi rischi di cioè, farti male, ti fa pezzi, cioè, perché sono sono una molto marea. pericolosi. Ovviamente ci sono anche loro, ci sono, vabbè, tecniche per cercare di ridurre questi danni, perché voi immaginate che una struttura che deve essere resistente a una portata d'acqua del genere, se ha un minimo buco, cedimento, ovviamente se si rompe tutto è un danno enorme. Se ci Esatto, fosse sì. stato un buco, una crepa, o se fosse stata una rottura, sarebbe arrivata anche da noi l'acqua. Per Sì, noi ce l'abbiamo andati sotto. fortuna l'argine ha E retto gli e animali quindi. sarebbero negati tutti. Per Forse noi fortuna, ci saremmo ecco. salvati, forse. E noi vabbè, sì, siamo un po' più. Però Ma sarebbe i arrivata. Addirittura disastri anche a sarebbero stati. Cremona Eh sarebbe sì, arrivata. ovviamente sì. E niente, dopo, siccome vabbè, io sapete, faccio qualche Dopo, ripresa vabbè, mi col hanno fatto qualche drone. ripresa col drone, quindi magari vi Allora, lascerò una clip del video. mi hanno chiesto se facevo un paio di riprese, un paio di foto. Ve le lasciamo qua Vabbè, come video altri finale. animali, direi. Vabbè, ci sono i fagiani, le lepri, ma non c'entra assolutamente nulla. Sì, no, beh, loro diciamo ne risentono un po' di meno. Non c'era stata anche una voce che era stata vista fra una pantera nera qui da noi, dalle nostre Sì, ma è parti. stata poi Sì, ma smentita. era un gatto. Non era vera quella cosa qua. Ma chi è Ovviamente, che ha dato l'allarme? un qualche cretino, Ma sì, ma perché non vedevo. ovviamente quando cominci a dare queste notizie qui, dopo salta fuori, ma Ma sì. sì, ma. Per fare un po' di pubblicità, perché dicono: ma sì, non c'è mai Ma nulla sì, di cioè, ma particolare, diciamo sta roba a qua. mio parere a me sarebbe anche piaciuta l'idea. Sì, ma dopo. Sì, però A volte peccato. hanno fatto vedere un video in cui No, si perché pensava sì. fosse la pantera, invece era un enorme gatto. E poi questi qua Sì. che avevano ripreso questa scena fanno: no, era un gatto, siamo stati noi che Sì, abbiamo detto beh, sta roba comunque se qui, non però. c'entra assolutamente nulla con questo qua che stavamo dicendo, è solo una cosa che mi è venuta in mente così. E Vabbè, basta. io penso, Più o non è più niente da meno dirvi, adesso stiamo registrando, la situazione si è calmata, si può sta però è defluendo piano diminuito, piano, se ne però sta insomma. andando, fortunatamente abbiamo avuto qualche giorno di tregua da pioggia, Esatto. quindi speriamo che non capiti più.
Bah, non capitare più sarà un po' Anche difficile. Cerchiamo che sia perché sempre limitata questa è cosa. successo quest'anno, poi è successo nel 2000, poi No, è successo anche 2 anni fa, prima del due anni fa. 2000. 2 anni fa non ci sono stati particolari danni perché comunque l'acqua non aveva raggiunto livelli come quello di quest'anno, però anche lì, insomma, si era Esatto. dato da Poi fare. l'altra volta, È stato nel 2000, ovviamente, sì, che è ma stata ancora la una più volta prima disastrosa, c'è nel stato, nel 51. Nel 51, nel 51, 2000. che anche lì è stata un'alluvione Cioè, molto, molto qua forte, a però. quanto pare qui siamo proprio in collina, ci capita spesso. Eh Cioè, beh, ogni noi siamo paio di appena anni siamo fuori, sì. E dentro. beh, adesso è anche il periodo un po' delle piogge, quindi insomma, Ma infatti sono capitati quest'anno. tutti settembre, ottobre, novembre, come quella zona qua. Non Vabbè. capita a giugno, robe così. Esatto, Sicuramente avete sentito anche voi al telegiornale che c'era allerta, po'. rischio chiusura ponti, scuole, insomma, un po' tutti Esatto. allertati, ovviamente, perché è meglio prevenire che curare. Esatto, niente ragazzi, io vi saluto, noi vi Sentiamo, salutiamo. vi lasciamo al video Lasciamo e il video che fa niente. girato Milan col drone, così vedete, vi fate un'idea. E niente, lasciate un bel like, un commento e noi siamo qui sani salvi, Noi asciutti. siamo qua, Però fortunatamente, pensiamo e ovviamente però siamo vicini è alle ancora persone, nuvoloso. siamo vicini alle persone che purtroppo hanno vissuto questa tragedia concretamente, perché c'è purtroppo chi l'ha vissuta questa cosa e insomma, siamo vicini col pensiero, ecco, anche a quelli di Venezia, insomma, che poveracci, insomma. Ecco, sì, anche quella cosa che è successa a Venezia. L'acqua alta, insomma, io Venezia sì, ci andrei a vederla, ma viverci non ci riuscirei No. perché. Va Però così. bene. Ciao ragazzi, Ciao al ragazzi. video, ciao ciao.